Ermanno Tognetti, allenatore del Corneto, vedendo un po' soprattutto il primo tempo, in molti si sono domandati come mai questo Corneto ancora è a zero punti. Avete fatto un buon primo tempo e con due, diciamo, situazioni che non ci poteva stare anche un calcio di rigore, no? Sì, peccato, perché come ho detto ai ragazzi, paghiamo qualsiasi cosa è negativa e non ha neanche girato adesso qui. Le situazioni di campo che sono successe possono essere discutibili, ma ognuno ha la sua divisione. La mia visione era che poteva starci un fallo, poi per l'amor di Dio accettiamo quello che è stato. Poi però in campo i ragazzi non sono stati mai premiati per lo sforzo che hanno fatto, per le cose che hanno fatto, e questo dispiace, perché sicuramente in una situazione di 0-0 c'è stato episodi che lì non hanno girato, e quando invece le cose forse abbiamo sbagliato qualcosa, noi abbiamo pagato tutto. Questo è un po' forse il riassunto. Mi dispiace, perché potevamo portare a casa qualcosa di diverso. Adesso comunque mancano due partite al anno, quindi l'obiettivo è quello di fare almeno qualche punto, no? Per non chiudere proprio a zero. No, assolutamente, che cercare di rimettere un po' insieme i pezzi, non far demoralizzare i ragazzi che, come ho detto, sono impegnati veramente, non fare brutte figure. Questo sarà l'obiettivo, farli divertire, poi in bocca al lupo che è andato avanti, che sicuramente sul campo ha comunque meritato di aver montato, credo che sia veramente una buona squadra, questo ti va riconosciuto.